Natale è il periodo in cui si vende di più durante l'anno, è vero, ma nessuno ti parla dei problemi che si verificano, perché tante vendite portano tanti soldi, ma portano anche tanti problemi. Ecco perché oggi ho deciso di parlarti dei problemi che si verificano nel dropshipping durante il periodo natalizio. Sia che tu usi eBay o sia che tu usi qualsiasi altra piattaforma, resta con me. Ragazzi, voi... non so, magari qualcuno di voi forse ha esperienza, altri no, ma sapete cosa si prova a ricevere 80 ordini e non poterli evadere? Cioè, è un'esperienza bruttissima. Per questo ho deciso di fare questo video, perché stiamo avvicinando a Natale, stiamo avvicinando il picco di vendite annuale, e penso, anzi sono sicuro, che qualche consiglio possa servire a tutti che si sono... diciamo imbarcati in questo tipo di business. Questo video è precisamente fatto per chi fa dropshipping su eBay da Amazon, Walmart e questi negozi così, ma si può applicare anche chi fa dropshipping su Shopify utilizzando AliExpress. Sono, diciamo, regole universali, però se utilizzi Amazon, Walmart o questi negozi americani come fornitori, ti serviranno di più, sono più specifici. Quali sono questi problemi che si verificano durante il Natale? Ovviamente durante il Natale, quest'anno ancora di più, gli acquisti online sono schizzano nelle stelle, sono tantissimi gli acquirenti che si buttano a comprare regali, a comprare oggetti per la casa, oggetti per le feste, qualsiasi cosa. Quindi facendo dropshipping ovviamente non hai il controllo della merce, perché qualcun altro le spedisce per te. Questo ti può causare diversi problemi. Ad esempio, se utilizzi Amazon o Walmart come fornitori, troverai tanti out of stock, cioè oggetti che non sono più disponibili per la vendita. Quando tu ne hai venduti 2, 3, 4 non sai più dove acquistarli, è un problema. Un altro problema che si verifica è i lunghi tempi di spedizione. Perché se solitamente tu offri un servizio di 3 giorni di consegna o 4 giorni di consegna, perché usi Walmart o usi Amazon che ti consegnano gratuitamente in 2 giorni, sotto Natale, all'improvviso, senza tenerti conto, Amazon consegnerà in 10 giorni, in 15 giorni o addirittura alcuni oggetti in un mese. Cioè non hai nemmeno il tempo di rendertene conto. Quando succede ti ritrovi una montagna di ordini. Succede anche questo, che a un certo punto su eBay, se usi eBay, vedi un oggetto che stranamente vende decine di volte. Ti ritrovi in un giorno un oggetto che ha venduto 9, 10, 15 volte lo stesso oggetto, e tu pensi, ho beccato l'oggetto giusto. No, molte volte, sotto Natale parlo, ma comunque si verifica durante l'anno, questo accade perché su Amazon va fuori stock, su eBay ancora ce l'hai stock. E quindi tutte le persone che non trovano l'articolo su Amazon lo acquistano su eBay, e ovviamente però tu non glielo puoi spedire. Questo, ragazzi, è un problema serio. Ma cosa fare? Allora, la prima cosa, se non lo fai ancora, utilizza un software gestionale, un software che fa l'azione di repricing, fa sistema i prezzi, sistema gli out of stock per te sul tuo account eBay o sul tuo account Shopify. Io ad esempio utilizzo AutoDS, trovi il link per iscriverti in descrizione, trovi altri video dedicati. Questi software sistemano il prezzo, sistemano la disponibilità degli oggetti in base alle tue configurazioni, quindi dovremmo andare anche a mettere delle configurazioni specifiche per questo periodo, di cui ora parleremo. È vitale avere un software che faccia questo lavoro per te. Non puoi farlo manualmente. Se hai un oggetto o due oggetti sì, ma se vuoi fare qualcosa di più grosso, se vuoi scalare, è impossibile farlo manualmente. Una volta che hai questo software, che mettiamo che già stai lavorando, cosa puoi fare? Devi fare innanzitutto una cosa importante: aumenta lo stock che è necessario per cui un tuo oggetto eBay stia inserito sul negozio. Cioè, mi spiego meglio: quando tu vai a vendere su eBay e utilizzi un fornitore Amazon, Walmart o qualsiasi altro, tramite questi software tu hai una configurazione che si chiama quantità minima in stock. Ok, di default, per esempio, io tengo 3. Significa che se utilizzando Amazon, ad esempio, se su Amazon c'è una disponibilità di 5 oggetti di quell'oggetto da quel venditore,
io su eBay lo posso inserire e il software me lo tiene attivo. Ma se su Amazon vengono venduti due oggetti e ne rimangono, anzi tre oggetti e ne rimangono due, il mio software me lo mette fuori stock su eBay, anche se su Amazon è disponibile. Perché questo? Perché è sceso sotto la quantità minima che io voglio che ci sia almeno su Amazon per venderlo su eBay, perché ovviamente dal momento in cui viene effettuato l'ordine dal cliente, dal momento in cui tu o qualcuno per te evaderà l'ordine su Amazon, può intercorrere un po' di tempo e quindi quegli ultimi due oggetti potrebbero finire e te lo trovi fuori stock. Per questo è importante mettere una quantità minima abbastanza alta, in modo da non rischiare fuori stock, soprattutto in un periodo come Natale che tutto viene venduto velocemente. Un altro problema sono, come abbiamo detto, i tempi di spedizione. Amazon li aumenta, soprattutto non tanto la consegna, ma quanto il tempo di come si dice in italiano, handling time, il tempo di imballaggio, il tempo di spedizione, il fatto di chiuderlo nella scatola e darti un codice tracking. Questo viene allungato da Amazon, perché ovviamente c'è molta più richiesta anche da Walmart. Io prendo Amazon come riferimento perché ho notato che voi siete diciamo più orientati a Amazon, ma questo vale anche per AliExpress, vale un po' per tutti. Quindi quello che dovete fare in questo caso, andate sulle vostre business policies di eBay, cioè in italiano gestore regole di vendita su eBay, dove potete impostare i tempi vostri di spedizione, i tempi di imballaggio, e quello che dovete fare è aumentare i tempi di imballaggio. Io solitamente ad esempio ho due giorni di imballaggio in questo periodo, che tra l'altro il picco, ragazzi, arriverà verso il 10 dicembre, quindi questo video verrà pubblicato il 1 dicembre. Dovrete quindi attuare questi cambiamenti verso il 7-10 dicembre. Tornando ai tempi di imballaggio, dovete aumentarli almeno a 7-8 giorni, 10 giorni, a volte 15, dipende da cosa vendete. Ok, se vendete giocattoli dovete aumentarli a 15, a 10, dovete un po' regolarvi. Questo vi aiuterà, sì, ovviamente vi abbasserà nel ranking di eBay, però vi toglierà la situazione di avere 15 ordini, 20 ordini, 50 ordini da spedire entro 24 ore su eBay. Come sapete, se prendete su eBay spunta l'alert, e avete più tempo per inserire il codice di tracciabilità. Questo anche se vendete su Shopify, ragazzi, se avete un negozio su Shopify, ovviamente su AliExpress pure ci sarà un volume molto più grande se utilizzate AliExpress, quindi vi conviene andare nelle vostre pagine di termini e condizioni delle spedizioni e aumentare i tempi di spedizione, mettere anche, vi consiglio questo altamente, un banner a checkout dove avvertite il cliente che a causa del periodo di sovraffollamento natalizio potrebbero esserci ritardi o potrebbero richiedere un qualche giorno in più per la spedizione. È importante comunicare al cliente questo lo potete fare anche su eBay, mettete nelle descrizioni un annuncio, un avvertimento. Perché? Perché è importante? Perché ovviamente se non riuscite a rispettare i tempi di spedizione, oltre ad avere ovviamente feedback negativi, clienti insoddisfatti, i clienti inizieranno ad aprirvi contestazioni, controversie su PayPal, controversie con la carta di credito, sui processori di pagamento, e questo vi abbassa il rating, vi rischia sospensioni, review, che volete assolutamente evitare sotto il periodo natalizio, perché quando prendete una sospensione o una review da un processore di pagamento sotto Natale può prendere anche un mese per risolverla, un mese e mezzo, quindi è importante evitarle. E poi innanzitutto noi facciamo commercio, no? Quindi dobbiamo sempre dare il servizio migliore alle persone che comprano da noi. Non importa se siamo in dropshipping, la chiave per avere un business di successo anche in dropshipping è proprio quella del customer service, di dare un servizio impeccabile al cliente. In questo modo possiamo distinguerci dagli altri che fanno dropshipping solo per monetizzare, che alla fine nel lungo periodo ovviamente non sopravvivono, perché è un business, dobbiamo trattarlo da tale. Bene ragazzi, spero che questo video vi sarà utile, vi auguro di vendere tantissimo, vi auguro, se state per iniziare, di iniziare questo percorso. Ricordatevi di iscrivervi al canale, vedo che siamo aumentati molti, abbiamo superato i 400, grazie a tutti per seguirmi, per esservi iscritti. Ricordate che sono sempre a disposizione su Instagram e su via email, trovate i contatti in descrizione. Ci vediamo al prossimo video ragazzi, ciao, alla prossima.